Pino Forreso ha compiuto brillantemente gli studi musicali presso il Conservatorio per Luigi da Palestrina di Cagliari, sotto la guida del maestro Massimo Gasbarroni, vincendo una borsa di studio come miglior allievo del Conservatorio. Ha studiato anche canto gregoriano con il maestro Monsignor Mario Della Pina e composizione con il maestro Oppo e Carlo Sabina. Chitarrista, compositore e didatta, è stato inserito dalla critica internazionale nella rosa dei migliori chitarristi contemporanei. Presso il Centro de Studios Brasileiros ha perfezionato le opere di Villa-Lobos. Da subito intraprende la strada del concertismo in due, dedicato al grande maestro spagnolo del 1800, Fernando Sor, registrando nel 1968 per la RAI e per la prima volta alle chitarre le invenzioni a due voci di Bach. Si è perfezionato a Parigi con il chitarrista compositore Antonio Lauro, iniziando così una splendida carriera concertistica da solista che l'ha visto protagonista in Europa, Africa del Nord, America Latina e Canada. Ha avuto tra i suoi maestri un grande della storia della chitarra classica, Alirio Díaz, con il quale si è specializzato nel repertorio spagnolo e venezuelano, diventando dal 1990 assistente ai suoi corsi annuali di alto perfezionamento e tenendo con lo stesso concerti in duo e con orchestra. Ha registrato per la RAI concerti e colonne sonore per documentari, tra cui il Museo di Taranto e i suoi ori, e per emittenti radiofoniche e televisive straniere. La sua carriera concertistica ha fortemente influito sull'evoluzione della chitarra quale strumento protagonista della musica del 1900. La sua scuola è stata definita pubblicamente da Lillo Díaz una fra le migliori scuole contemporanee e dal maestro Mauro Storti il polo sud della chitarra. Nel 1997 il maestro Díaz, per testimoniargli la stima nei suoi confronti, gli ha donato la sua famosa chitarra che vedrete più avanti, da concerto Raponi, con una sua personale dedica. È docente di corsi internazionali di alto perfezionamento e membro ufficiale dei concorsi nazionali ed internazionali. La Repubblica Bolivariana del Venezuela, il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata del Venezuela in Italia gli ha conferito nell'anno 2005 la Placca d'Oro per aver svolto con professionalità un grande lavoro di recupero e di specializzazione di divulgazione a livello internazionale del repertorio chitarristico venezuelano e per aver fatto della città di Taranto e quindi dell'Italia e del Venezuela espressioni culturali della grande musica attraverso la chitarra classica. Ogni anno è invitato dall'ambasciata venezuelana a tenere il concerto dell'anniversario della liberazione della Repubblica Venezuelana stessa. Oltre a dedicarsi alla didattica e al concertismo, è appassionato ricercatore di musiche antiche e inedite. È sua l'opera Messer Giacomo Golzanis, lituista pugliese del Cinquecento. Ha tenuto il concerto che inaugurava la mostra degli ori di Taranto presso il Museo Nazionale di Amburgo, quindi un rappresentante della nostra Taranto nel mondo, io direi. Ha composto la colonna sonora del Palio di Taranto, edita Forresu, l'ha elaborata e strumentata per banda, consegnandola alla banda della Marina Militare Italiana. Per i suoi meriti artistici ha ricevuto nel 2006 il premio Moicarte e nel 2007 il premio del Mare. Pino Forresu è l'ideatore e fondatore dell'orchestra di chitarre Chitar Tarentum, costituita da 22 chitarristi, tutti i suoi allievi che hanno frequentato il paesiello di Taranto. È tra l'altro ideatore e direttore artistico della Notte delle Chitarre, che ospita ogni anno i più grandi chitarristi. Infine, all'attività concertistica affianca quella didattica. Infatti, dal 1979 è titolare della cattedra di chitarra presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali Paesiello di Taranto.
Ha ricevuto altri riconoscimenti e premi. A maggio 2017 il premio come miglior colonna sonora del film La Puitina del regista Andrea Simonetti al Festival Internazionale del Cinema di Mantova. Pino Forreso è fondatore dell'ensemble di chitarre Chitar Talentum e direttore artistico stesso dell'Ateneo della Chitarra di Taranto. All'attività concertistica affianca quella didattica.